Ciao amici, ben trovati al quinto appuntamento con il TG Fipsas, una puntata anche stavolta densa di servizi. Abbiamo due eventi internazionali, il campionato mondiale di pesca alla trota in torrente nelle acque del Caffaro e il campionato europeo di pesca al colpo in Serbia. E poi abbiamo una serie di servizi su campionati nazionali, soprattutto di mare. Il Canada natante che si è svolto nel classico campo di gara delle Secche di Vada e poi Bolentino nello splendido scenario del Golfo della Spezia, il Canada arriva a San Benedetto del Tronto e per l'immersione in apnea i campionati indoor estivi a Torino. Ma parleremo anche di colpo, di spinning, di acque marittime e di pesca in apnea. Apriamo il nostro TG con il 21esimo successo su altrettante edizioni per la squadra azzurra nel campionato del mondo di pesca alla trota in torrente con esche naturali. Il campionato si è svolto nel Caffaro per l'organizzazione della sezione Fipsas di Brescia. La 21esima edizione del campionato del mondo di pesca alla trota in torrente con esche naturali si è svolta in Italia, nello splendido impianto del torrente Caffaro, egregiamente organizzata dalla sezione Fipsas di Brescia. Non era necessario essere degli indovini per pronosticare l'ennesima vittoria della squadra azzurra, che in questa disciplina non ha veramente rivali e mai si è lasciata sfuggire la medaglia d'oro. E puntualmente la squadra, agli ordini del neo CT Massimo Roccetti, ha conquistato il titolo, staccando nettamente Bulgaria e Francia, finite sul podio. Pare indovinata anche la formula, che prevede due competizioni parallele, quella per nazioni e quella per club, che hanno portato così a 10 le formazioni in gara. In questa disciplina, che soffre di una scarsa partecipazione internazionale a causa dei divieti che in molte nazioni, soprattutto dell'est europeo, non consentono l'utilizzo delle esche naturali nella pesca alla trota. Va comunque detto che, come vediamo nelle immagini, i salmonidi pescati con ami senza ardiglione vengono guadinati ed immediatamente rilasciati senza neppure toccarli. Il piazzamento viene quindi determinato esclusivamente in base al numero delle prede catturate nei 4 turni di ciascuna delle due prove in programma. Gli azzurri Massimiliano Colombo, Tironi, Bergamelli, Fabiani, Poloniato e Carrara hanno vinto la prima prova con 21 penalità e mezzo e la seconda con 31. Il dominio è stato netto, anche a livello individuale, con Massimiliano Colombo confermatosi campione del mondo, mentre al secondo posto si è inserito Alessandro Cariboni, che gareggiava con il club Valle San Martino Milo. Terzo, l'altro azzurro Stefano Tironi. Il titolo per club è andato alla Valle San Martino Milo, che ha preceduto nettamente l'altro club azzurro di Vobarno, mentre al terzo posto si sono piazzati i francesi della Fario Pyrénées Competition. Fine! Stop! Siamo veramente felici perché comunque sia queste manifestazioni non arrivano così per caso, i risultati non arrivano a caso, ma dietro c'è stato tanto lavoro da parte sia di chi, dei tecnici che organizzano le varie manifestazioni di prova per arrivare alla selezione per la nazionale, ma soprattutto da parte degli atleti che hanno tanto impegno per arrivare a questi grandi risultati. Li ringrazio tutti. A parte l'aspetto agonistico, la manifestazione ha registrato unanimi consensi per l'efficienza organizzativa e per la validità del magnifico campo di gara. Dopo una settimana di intenso lavoro siamo giunti al termine, fortunatamente è andato tutto bene, ho solo ringraziamenti da fare. Al mio ometto di fiducia Antonio Frassine, che ci ha messo veramente l'anima. Devo ringraziare la federazione che mi ha dato la possibilità
e ha dato la possibilità alla mia sezione provinciale di misurarci in questa esperienza. Però quello che è sempre sotto mira e quindi va preso in considerazione è l'organizzazione, il campo di gara, la resa del campo di gara e compagnia. Tante congratulazioni a tutta l'organizzazione, ai commissari, perché sapete la Trota Torrente ha bisogno di un commissario per ogni concorrente che lo segue e lo rincorre per il campo di gara. Anche nella pesca al colpo era impegnata la nostra nazionale che in Serbia ha partecipato al campionato europeo. Gli azzurri difendevano il titolo conquistato l'anno scorso in Spagna, ma le acque del canale DTD, un tributario del Danubio a Novi Sad, si sono presentate subito molto subdole, fino dalle prove. Il primo giorno, come vediamo in questa rassegna fotografica scattata dal delegato federale Antonio Fusconi, l'acqua allagava addirittura la banchina, poi il Danubio è sceso di livello ritirandosi ed aumentando la velocità. Non di meno, come ci ha detto il CT Rudy Frigeri, i nostri erano ben messi, soprattutto nella pesca del pesce d'Italia, con la Rubesien, dove su un fondale di quasi 5 metri si poteva pescare un po' di tutto. Bremette, carassi, carpotte, savettine, pesci gatto. Poi c'era la pesca dell'alborella con cane da 2 metri, massimo 2,50, che specialmente sul fondo, con piombature da 4x12, offriva una bella taglia da 5 a 7 grammi, con dentro anche persici sole, placchette, gaddoncini, che alla fine facevano un bel peso. In gara 1 i nostri hanno avuto dei picchetti veramente da dimenticare, a parte Ferruccio Gabba che ha concluso in terza posizione, ed hanno fatto 37 penalità e mezzo, con un altro bel terzo di Stefano Premoli, un 11 di Jacopo Falsini, 11 e mezzo di Francesco Reverberi e 9 di Andrea Fini. In testa c'era l'Ungheria con 22, davanti alla Polonia con 27, quindi Francia e Germania, dopo di noi Belgio ed Inghilterra. Insomma, c'era ancora da giocarsela con tutte le migliori. In gara 2 Frigeri, assistito magnificamente da Marco Manni, Gino Govi e per la prima volta da Umberto Ballabeni, ha riproposto la stessa squadra per 4 quinti targata Oltrarno Kolmic con Andrea Gelli in panchina. Stavolta i nostri avevano più che mai le idee chiare. Sono partiti alla peschetta corta, avvantaggiandosi quasi dappertutto. Poi, appena le mangiate calavano, sono usciti sulla pastura, trovando quasi sempre una bella pescata, tanto che a mezz'ora dalla fine si poteva stimare di essere addirittura in testa. Poi, nelle ultime battute, i belgi, che hanno sempre fatto una gara di attacco, hanno trovato qualche pesce di taglia, soprattutto con diventi, e ci hanno superato di una sola lunghezza e mezzo. Chiudiamo gara 2 con 20 punti, primo di un superbo Gabba, quarto assoluto poi nella individuale, terzo posto per Falsini e Reverberi, sesto per Premoli e settimo per Fini. Alla fine dunque i nostri, con una stupenda rimonta, guadagnano un bellissimo argento dietro ai belgi e davanti per mezza lunghezza agli ungheresi. Nella individuale, successo del semisconosciuto magiaro Szilard Szilvasi, unico con 2 primi sul belga Diventi ed il francese Davy Mill. Un bel campionato dunque dove il gruppo ha sicuramente lavorato alla grande. Il trofeo Eccellenza Centro sembra aver scelto il momento migliore per effettuare la tappa ad Umbertide con il Tevere che si è presentato con le sue caratteristiche migliori, ossia con i suoi famosi cavedani assai attivi e settori vinti da 6 a 2 kg di pesce. Anche se la resa è stata un po' inferiore addirittura alle aspettative, forse a causa della pressione dovuta alle prove. È venuta fuori con la sua esperienza la Blue Marlin Gianti Tubertini di Roma, la squadra favorita del torneo, che rientra in corsa dopo la grave incertezza nella gara di avvio a Medelana. Todesco, Imperiali, Dippoliti ed Orecchia hanno stampato un'eccezionale 5 penalità, staccando nettamente tutte le avversarie. Guida la classifica il PC Umbertide, seguito dal PC Teramo Milo e dalla Orvietana Kolmic Stoffo. Ed è arrivato ora il momento di fare il punto sui tornei di Serie A di pesca al colpo che quest'anno sono ancora alle loro battute iniziali.
Due prove sono state disputate in Serie A1 con vittorie della Lenza 2000 Zeccone Maver nella Fiuma e dell'Ambro 90 Colmic a Spinadesco. E sono proprio queste le due squadre che comandano la classifica davanti a Diavoli, Brixia e Dani Club. In A2 finora è stata disputata una sola prova, quella del Cavolama, vinta dalla Garisti Dario Albieri Tubertini con 9 penalità, precedendo nell'ordine Lenza Club Mogliano Preston, Rimini Miramare Maver e Sant'Arcangiolese Colmic. Ed eccoci alla Serie A3 che ha aperto con una doppia gara nell'Arno Pisano. In testa alla classifica troviamo il Team Master Trabucco che ha vinto gara 1 con 8 penalità, seconda l'Alto Panaro Sensas Stonfo e terza l'Oltrarno Colmic che si è imposta in gara 2. Siamo ora ai gironi del Centro Italia. In Serie A4 la gara inaugurale nel Fiastra è stata appannaggio del Fishing Club Morro Valle Maver e quella nel Tevere Umbro vinta dalla Valfabbrica Colmic. In classifica però conduce il PC Foligno con 3 lunghezze e mezzo di vantaggio. Infine, in Serie A5, dopo 2 prove disputate nell'Iri Sacco, c'è una fuga del Pesca Club Teramo Milo che ha vinto entrambe le gare ed ora ha un margine di ben 9 punti sull'Aspes Colmic e quindi la squadra B dello stesso club teramano. Nel Torrente Chiese, in provincia di Brescia, si sono conclusi i campionati italiani di spinning seniores e under 23. Il titolo assoluto è stato conquistato da Alberto Giolo della Valle San Martino Milo dopo un serrato duello con Arno Herman. Entrambi hanno chiuso con 2 primi, ma Giolo ha prevalso per il maggior numero di prede, terzo posto per Cristian Cavani. Fra gli under 23 il titolo è andato al formidabile pistoiese Yuka Ferrari del Martin Pescatore, che è al suo terzo titolo di categoria, secondo Alessandro Vedovelli e terzo Alessandro Menta. Passiamo ora al settore acque marittime con ben 3 servizi. Il primo riguarda il campionato di canna da natante, dove si è svolto l'ennesimo duello tra Volpi e Volpini. Vediamo com'è andata. Paolo Volpini e Marco Volpi. Quante volte li abbiamo visti duellare gomito a gomito, acerrimi rivali per il titolo italiano, per le super selezioni, oppure determinati compagni di squadra nelle competizioni internazionali, sia con la maglia della nazionale che con la Lenza Emiliana Tubertini. C'è poco da fare, sono loro che fanno la storia della canna da natante. E il duello si è ripetuto, sia pure a distanza, su barche diverse, anche nell'edizione 2013 del campionato italiano, svoltasi sul più classico dei campi di gara, alle Secche di Vada, davanti alla costa livornese. Una bella edizione, quella organizzata dalla Delphis Fishing Club, alla quale hanno partecipato 63 concorrenti suddivisi in 6 barche da 10-11 garisti. I concorrenti hanno alternato, a seconda delle condizioni, la pesca di superficie a quella di fondo, con boche, menole, sciarrani, nicchi, perche ed altro pesce nelle 2 giornate di gara. Volpi e Volpini sono stati gli unici a vincere la barca in entrambe le prove ed alla fine meno di 1 chilo e soltanto 14 pesci hanno fatto la differenza, stavolta a favore di Paolo Volpini. Sul podio anche l'altro nazionale Domenico Salvatori del Lenza Club Riccione Artico. A volte vinco io, a volte vince lui. Diciamo, lui è un po' più fortunato in certi aspetti, però dai, l'ho perso perché oggi ho fatto una pesca prevalentemente a fondo, non abbiamo trovato boghe e mendole che ci hanno fatto fare quel peso maggiore. E comunque 2 primi di barca, ieri e oggi ho fatto bene, è una bella soddisfazione. È stato secondo me un ottimo campionato, veramente ben organizzato, è stato regolare, il mare era calmo, era buono, quindi siamo riusciti a fare 2 competizioni veramente
siamo al top, tecniche. Io ho vinto con una gara vinta a fondo, una gara a boghe, è andata bene. Chi si gode i suoi campioni è sicuramente il commissario tecnico Alberto Marchi, che non ha molti problemi di formazione. Il campionato italiano che si è svolto qui sulle secche di Vada è stato un ottimo campionato italiano e l'espressione di un campo di gara ormai consolidato nel tempo, che conosciamo bene, ma che è molto selettivo e che riesce a far esprimere il meglio del nostro agonismo. I componenti storici, diciamo, della nazionale hanno confermato quanto di buono c'era. Difatti nei primi quattro posti troviamo componenti già della nazionale, e c'è qualche cosa di nuovo, specialmente tra i giovani, primo tra tutti Giacomini Anthony, che è nel giro della nazionale juniores, però a breve entrerà anche nella nazionale maggiore, e più anche altri interessanti che possono nell'arco di un anno o due riuscire forse a avere accesso a quella che è la nazionale maggiore. Il bulentino è sicuramente una delle tecniche più antiche di pesca sportiva, e lo è anche dal punto di vista agonistico, se è vero che siamo arrivati alla 56esima edizione del campionato italiano, che si è disputata a La Spezia per l'organizzazione della società Il Palamito. Marina del Muggiano, Lerici. Le 22 coppie in gara per il campionato italiano di pesca a bulentino stanno prendendo posto su altrettante imbarcazioni per la seconda delle due prove, della durata di 4 ore ciascuna, in programma nello splendido Golfo della Spezia, nell'incantevole specchio di mare incastonato fra Lerici e le isole della Palmaria e del Tino. Il bulentino, purtroppo, è una disciplina che, per quanto molto praticata a livello amatoriale, non può vantare grandi numeri in campo agonistico. Per praticarlo non occorrono attrezzature specifiche, né tantomeno strumenti tecnologici. Una semplice lenza zavorrata ed armata di tre ami, che viene calata a mano con la sensibilità del dito indice a sostituire canna e mulinello. Si capisce pertanto che gli sponsor non possono essere attirati da questa tecnica essenziale e bellissima nella sua semplicità, quindi non ci sono risorse adeguate ed il numero di praticanti si assottiglia, ridotto per lo più a pescatori di una certa età, anche se non manca qualche giovane interessante. Con le immagini vediamo le barche in piena azione in un mare bellissimo, con fondali non superiori a 25 metri, che hanno offerto una discreta pescosità. I natanti devono essere ancorati a non meno di 20 metri l'uno dall'altro ed è vietata ogni forma di pasturazione. Le catture sono state principalmente di pagelli, saraghi, menole, qualche rara boga e sugarello. Al termine della seconda prova le imbarcazioni sono rientrate e tutti si sono portati, in trepidante attesa, nella zona della pesatura per conoscere l'esito del campionato. Il punteggio viene assegnato unicamente in base al peso ed a parità vale il maggior numero di prede. Alla premiazione era presente il vicepresidente del settore mare Stefano Sarti, insieme ad Attilio Laporta, dirigente responsabile per natante, bulentino ed attività promozionali. La classifica finale ha visto salire sul terzo gradino del podio la coppia composta da Giorgio Fiorentini e Loris Galvan della Lega Navale Sezione di Rapallo, con 7 penalità. Al secondo posto si è piazzata la Lega Navale di Genova, con Ivano Loterzo ed il giovane Luca Matteini, già medagliato nell'Under 21 di Canada Natante, con 5 penalità. Il titolo se lo è aggiudicato a pari penalità, pensate, con soli 19 grammi di differenza su un pescato di oltre 11 kg,
la coppia genovese della Pesca Sturla di Bogliasco, composta da Raimondo Panariello e dal figlio Jacopo, anche lui già autore di prestigiosi risultati a livello di Under 21. Davvero molto bello ed emblematico un titolo italiano conquistato da una coppia che rappresenta due generazioni di pescatori. E passiamo ora ad un'altra classica specialità della pesca in mare, la canna da riva. Il campionato italiano seniores si è concluso con le ultime due prove svoltesi a San Benedetto del Tronto. Primo classificato, Mugnai Francesco. Francesco Mungai del Circolo della Pesca di Livorno ha conquistato il titolo italiano della specialità canna da riva. Il campionato si è svolto in quattro prove, le prime due avevano avuto luogo a Brindisi ed erano servite per determinare il taglio dei partecipanti da 120 a 60 in vista delle ultime due decisive manche programmate a San Benedetto del Tronto. E con le immagini ci portiamo proprio lungo il molo sud per assistere alle ultime battute della quarta prova organizzata dalla New Team di Fermo. C'è stata una pesca nettamente prevalente ed è stata quella del muggine, che ha sorpreso molti concorrenti che probabilmente si aspettavano una maggior presenza delle boghe. Questi cefali, adeguatamente pasturati, sono stati pescati con la bolognese, innescando prevalentemente il pane ed in alternativa la tremolina. La tradizionale combattività di questi pesci fa sì che anche esemplari di taglia medio-piccola diano luogo a catture spettacolari e dall'esito incerto. Chi non si è sentito pronto per questa pesca ha cercato di rimediare con canne corte nel sottosponda, la cosiddetta pesca di buca, cercando il pesce nero, come scorfani, bavose e ghiozzi, certamente un ripiego, difficilmente una pesca vincente. A San Benedetto si è gareggiato a pesce vivo, come ormai d'abitudine anche nella canna da riva, a prelievo zero nei confronti dell'ambiente marino. Prima della premiazione, il vicepresidente del settore Sarti ha annunciato che questo campo di gara ospiterà nel 2014 il campionato europeo della specialità e che pertanto a settembre vi si disputeranno le gare del Club Azzurro, alle quali hanno avuto accesso i primi 15 di questo campionato. Sul podio sono saliti nell'ordine Massimo Brunelli dei Portuali di Ravenna con 11 penalità e mezzo tecniche, le stesse del veneziano dello squalo Fabio Pantani, che però vantava un minor numero di penalità effettive e che pertanto si è piazzato secondo. Infine, ecco Francesco Mungai, che sale sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi meritatamente il titolo 2013. Voltiamo pagina ed andiamo alle attività subacquee con il primo servizio che riguarda l'immersione in apnea con i campionati italiani estivi indoor che si sono svolti a Torino. La piscina Trecate di Torino, per l'organizzazione della società Agonismo Sub, ha ospitato i campionati italiani estivi di apnea indoor. Dopo le specialità statica, dinamica senza attrezzi e speed, siamo all'ultima giornata, dedicata alla dinamica con attrezzi. Si tratta di nuotare la massima distanza in orizzontale, in apnea, mantenendo il corpo sotto la superficie dell'acqua, aiutandosi con pinne o monopinna. Assente la grande Ilaria Bonin, stiamo assistendo alla gara monopinna donne, con la partenza di Monica Barbero dell'Agonismo Sub Torino, una delle nostre più forti rappresentanti. Ecco il momento in cui l'atleta abbandona il testimone e riemerge a bordo vasca. La sua distanza è stata di 165 metri e 36 centimetri. Adesso tocca alla forte romana Alessia Zecchini delle discipline sportive belle arti,
una delle grandi protagoniste dell'apnea italiana in questi ultimi tempi. Alessia si è già aggiudicata il titolo nella statica con oltre 6 minuti di apnea. Da notare l'efficacia della sua azione: con pochi colpi di pinna riesce a percorrere un'intera vasca da 50 metri. Ecco che emerge a ridosso della quarta vasca con una prestazione davvero notevole, 192,52, che le vale il titolo. Vediamo ora i protagonisti della stessa prova declinata al maschile. Ad imporsi qui è Aldo Stradiotti, delle Rane Nere di Trento. Ha una nuotata diversa, con una pausa dopo una sequenza di 3 colpi di pinna. Lo vediamo nella fase finale, sempre seguito in acqua da assistenti ed operatori video. Supera la linea rossa dei 225 metri e poi esce dopo un'apnea di ben 3 minuti e mezzo, con l'incredibile risultato di 234,26, titolo e nuovo record nazionale per lui. Ecco qua, prova valida per Aldo Stradiotti. Stradiotti supera così in un bellissimo duello a distanza Andrea Vitturini, il forte atleta locale dell'agonismo Sub Torino, che a sua volta è protagonista di una bellissima prova con 230 metri e 43 centimetri. Andiamo infine a documentare un'altra bella impresa, quella di Gaspare Battaglia, atleta non più giovanissimo che conquista il titolo nella specialità pinne con la misura di 174,99, suo record personale, precedendo di un soffio il forte Aurelio Manganaro. Il presidente della Subacquea, Alberto Azzali, è sicuramente soddisfatto dei risultati conseguiti, che lasciano ben sperare in vista dei mondiali di Kazan. Questo campionato italiano è stato superiore sicuramente alle mie e alle aspettative di quasi tutti, perché in una fase diciamo stagionale come questa difficilmente si riescono a ottenere delle prestazioni come quelle che abbiamo registrato addirittura nella mattinata di oggi, per non parlare quelle di ieri nella statica e quelle del giorno prima nella dinamica senza attrezzi. E rimaniamo nella subacquea per darvi conto del campionato euro-africano di pesca in apnea. Questa importante manifestazione, che è giunta alla sua 29esima edizione, per la verità di africano aveva ben poco, perché si è svolta in acque baltiche vicino ad Helsinki ed a parteciparvi sono stati tutti team europei. Diciamo comunque che l'Italia ha rischiato grosso, in quanto soltanto una trota salmonata, catturata quasi in extremis da Stefano Klaut, ha consentito ai nostri di agguantare la 10ª posizione e quindi di mantenere la possibilità di partecipare al prossimo mondiale in Perù. Gli altri atleti che hanno gareggiato sono stati Matteo Moscon ed Andrea Settimi. Protagonista assoluto della manifestazione è stato un greco, Emmanuel Giancos, che ha vinto entrambe le prove, mentre il titolo per nazioni è andato alla Spagna davanti alla Grecia ed alla Bulgaria. Un'ultima notizia non molto positiva per i pescatori sportivi, in quanto si deve registrare che con un decreto del 18 giugno scorso il ministero competente, il MIPAF, ha sovvertito le regole emanate in precedenza, decurtando pesantemente la quota di catture di tonno rosso riservata ai pescatori sportivi. La FIPSAS naturalmente si è già fatta carico della protesta vibrante, inviando telegrammi al neo ministro Nunzia De Girolamo e dai presidenti delle commissioni agricoltura di Camera e Senato. Era questa l'ultima notizia per questa puntata del TG Fipsas. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento come sempre fra 2 settimane e sempre naturalmente sulle frequenze di Italian Fishing TV.